Speed Building 7 Lego. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati. Oh, bravi, bravissimi. Oggi, come avete letto dal titolo, ragazzi, andremo a fare un unboxing, uno speed building della Lego. Oh, ma quale Lego? Ve lo dico subito. Ma prima di esservi iscritti al canale, attivate la campanellina, mettete like, commentare, fate tutte le cose che dovete fare sempre. Mi raccomando, ragazzi, mi raccomando. E quindi andiamo subito a vedere quale set Lego andrò a fare lo speed building. Oggi andrò e vi farò vedere un set Lego un po' particolare, diciamo una linea di set Lego che non è che viene molto presa in considerazione, però è anche giusto tenerne presente di questa linea, che è un po' diversa rispetto alla linea classica, cioè sarebbe la linea Friends. Oh, vedete se si vede la luce così, no? Acceca tutto. La linea Lego Friends, io ho qui la versione quella tipo da veterinario, credo sia, sì, che ci sta il gatto, il coniglio, vedi? I personaggi sono un po' diversi, non sono giallini, bassi, hanno più la forma più la forma da persona, diciamo. E quindi magari una nuova linea, già da un paio d'anni, diciamo, però non tanto viene preso in considerazione. Peccato, anche questo fa parte della Lego e oggi andremo a vedere come è fatto, proprio come strutturati, come sono fatti i pezzi, diciamo. Credo i pezzi siano uguali, credo che tendenzialmente cambi solo la parte dei personaggi, che è diversa, non sono bassini gialli come i classici personaggi Lego, sono un po' diversi, diciamo. Infatti, se vedete queste, i personaggi qua sono un po' diversi, sono un po' più umanoidi, diciamo. Ma senza perderci in chiacchiere, ragazzi, andiamo subito ad aprire questo set Lego, a fare questo speed building.
Allora ragazzi, considerazioni finali di questo set Lego, di questo set Lego Friends. Quindi andiamo a rivedere. Allora, come potete vedere è una clinica veterinaria, questa è una clinica veterinaria. Vediamo le porte a vetro che si aprono. La parte bella anche la parte dietro, quindi vediamo la vasca per la toilettatura, la tartarughina, il gattino e tutte le cose. Però diciamo la cosa più particolare, più diversa, sono i personaggi che, come vi ho detto, non sono quelli gialli classici che siamo abituati a vedere, ma sono più forma umanoide, diciamo più tendenti al realistico. Infatti possiamo vedere che hanno le gambe più normali, vedete, rispetto ai personaggi classici Lego, sono più tendenti al reale, diciamo. E niente ragazzi, questa è una, è la veterinaria, l'altra è la tipa che porta in giro il coniglietto. Aspetta che vi faccio vedere se non cade tutto. Ok, allora no, infatti è la tipa che porta in giro il coniglietto, vedete, sul carrelletto. E vabbè ragazzi, quindi bel set Lego Friends, una novità, una cosa un po' diversa rispetto al solito. E voi ragazzi, quali set Lego avete? Se avete i set Lego, se vi piacciono i Lego, scrivetelo qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video di venerdì. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale e commentate qua sotto quali set Lego avete voi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao cari!